Buongiorno a tutte e a tutti, siamo qui riuniti nella sala di rappresentanza del Rettorato per eh, un vero e proprio giorno, eh, giorno di festa, un giorno di festa direi duplice. In primo luogo perché torniamo a dare una laurea honoris causa in in, in presenza e, e felici di, di, di essere ancora qui eh, dopo, dopo anni in cui in realtà aspettavamo a, a, a dare meritato, eh, questo meritato riconoscimento ad Urs Grombine. Il secondo motivo di festa è appunto eh, la, la presenza del nostro, quello che fra poco sarà il nostro laureato che fra l'altro giunge tra noi a laurearsi in un giorno di, in un giorno di lauree gli faremo saltare la siepe eh, dopo, dopo la laurea, anche se non credo che, che Durs eh, voglia, voglia farlo a tutti i costi, però noi lo costringeremo a saltare, a saltare la siepe. Eh, la laurea Honoris Causa è in Scienze Filosofiche. La mattinata adesso darò la parola tra poco al direttore del Dipartimento di Filosofia. È stato il Dipartimento di Filosofia, naturalmente a iniziare le, le procedure per eh, raggiungere questo titolo. E poi, per laudazio la, al professor Paolo Spinicci, sempre del Dipartimento di Filosofia. E infine ascolteremo la lezione magistrale del professor eh, Grun eh, Grunbein. Eh, io voglio dire soltanto due, due, parole, due parole introduttive, mettendomi un poco, diciamo, nella, molto brevemente, nella veste, nella veste del, del, del filosofo. Perché credo che eh, la, la, la laurea a Grumbain, laurea, ringrazio Rosalba Maletta, non soltanto per aver tradotto il testo, ma ringrazio Rosalba anche per averci segnalato eh, la, questa, eh, la, la, questa grande personalità che già conoscevamo, ma che è una grande personalità che è tra noi. Ebbene, ehm, ehm, credo che vi siano almeno due punti, due punti da, eh, da sottolineare, due punti su cui... Eh, eh, das Grumbine insiste, eh, insiste sempre molto in questa sua duplicità ecco noi, noi diamo la laurea per, per sottolineare questa sua duplicità cosa vuol dire questa sua duplicità la sua duplicità è, è filosofo ma è al tempo stesso anche, eh, anche poeta e riesce a, a mettere insieme le due figure, essere filosofo ed essere poeta, senza tuttavia mai voler confondere le due, le due figure di essere filosofo e di essere, e di essere poeti. E, e, e Grumbina ci dice, ci dirà e ribadirà che esistono tra la poesia e la filosofia. Che ne dica Don Benedetto Croce? Eh, esistono tra la poesia e la filosofia eh, intrecci, incroci, eh, dimensioni di, di confronto, di dialogo, ma eh, filosofia e poesia rimangono comunque su piani, eh, su piani differenti. Citando Valéry, ora sono, ora penso, come se la filosofia fosse eh, dalla parte del penso e invece la. La poesia dalla parte ontologica, cioè dalla parte del, eh, del sono. E, e, e Grunbein, in questo suo essere poeta e filosofo, riconoscendo gli incroci, ma distinguendo bene tra la dimensione del dono e la dimensione dello studio. Che, che sono due dimensioni che si incrociano all'interno della sua, della sua produzione, ecco, incrociando questi due temi, incrociando questi due orizzonti, prende in realtà come Eroe intellettuale, per usare un'espressione ehm, di, di Valéry, come ippogrifo del pensiero, per usare ancora un'altra espressione di Valéry, eh, quello che apparentemente è il meno poeta dei, eh, dei, dei filosofi, il meno poeta, anzi, colui che rifiutò proprio una paideia fondata sulle scienze retoriche, fondata sulle scienze poetiche, cioè prende come suo modello la, la grande figura di René Descartes. Ecco, e prendendo come modello la la figura di René Descartes, ecco, e questo è il bello credo, e, e il lato filosofico del discorso, vede il grande tormento di questa figura. Cioè, vede come questa figura non sia una figura che risolve se stessa all'interno di, di un quadro metodico, ma che restituisce a noi tutti con l'abbandono che a un certo punto ha della sua paideia poetico retorica, che restituisce a noi tutti il tormento della domanda, il tormento di fare filosofia. Infine, altri due brevissimi motivi per cui siamo lieti di attribuire oggi eh, questa laurea eh, honoris eh, causa. Ecco, il primo direi è quasi, è quasi ovvio: eh, Ask Urban lo sanno molti e eh, lo sanno molti tra voi, eh, ha già avuto modo di parlare da noi in Aula Magna in epoca appena prima della pandemia, se non, se non, ricordo, se non ricordo male. Ecco, Grunbein eh, ama molto Milano, è molto legato a Milano, ha un rapporto particolare con la nostra, eh, con la nostra città. E, e ha un rapporto anche culturale di interpretazione delle sue vie, di interpretazione dei suoi meccanismi sociali e, e civili, quindi ha un rapporto molto stretto, allora la nostra università, l'Università di, di Milano, non, non poteva non, non, non dare un riconoscimento a, a un poeta e filosofo che si definisce milanese, come standard no, anche standard eh, si definiva si definiva milanese e amava essere a Milano. Ecco il il secondo è un motivo se volete più, più, più personale, noi inizie, inizieremo, inizieremo tra, ehm, tra non molto, grazie a Maurizio Cucchi, eh, grande poeta milanese che peraltro ho visto entrare e che saluto. Un esperimento, un esperimento che chiameremo Milano, Milano Poesia: cioè quattro letture, quattro letture eh, di, 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 con spiegazione eh, di, di quattro grandi poeti eh, milanesi. Ecco proprio per segnalare questa. Attenzione che eh, la nostra università. Ha e vuole avere alla dimensione della poesia, alla dimensione, eh, alla dimensione del, eh, del poetico. Ma perché questa attenzione? Ecco, perché questa attenzione? Perché la poesia, la poesia mh, ha, ha la, grande, la, la grande capacità, una capacità che forse la filosofia non ha più, mi rivolgo ai miei colleghi, di restituirci quella dimensione di meraviglia di fronte al mondo e alle cose che abbiamo perduto e che in un'epoca come questa, con tutto quello che è accaduto e che sta accadendo, è sempre più difficile ritrovare. Ecco, io direi che, che uno dei, dei motivi per cui diamo questa laurea è perché Dus Grumbain, eh, che saluto e che ringrazio, ci permette ancora di meravigliarci. Quindi grazie a lui per essere qui e, e grazie al Dipartimento di Filosofia che ha voluto dare avvio a questa, a questa avventura, perché tale per certi versi è stata. Grazie. Luca Bianchi, che è il direttore del Dipartimento di, di Filosofia. Se cede con il puntino lì, guarda come in aula. Questo. Ecco. Eh, magnifico rettore, cari colleghe e cari colleghi, care studentesse e cari studenti. Eh, come direttore del Dipartimento di Filosofia eh, vorrei innanzitutto sottolineare che, eh, almeno a quanto io sappia e a memoria dei colleghi che sono da più tempo di me a Milano, questa è la prima eh, laurea honoris causa che eh, viene conferita su proposta del nostro eh, Dipartimento. Eh, il nostro è un dipartimento di filosofia che da molto tempo diciamo, coltiva e tiene molto alla sua vocazione pluralistica, fa dialogare diverse tradizioni filosofiche, ermeneutica, fenomenologia, pragmatismo, filosofia analitica. È un dipartimento che ha una solida tradizione in ambito di studi di storia della filosofia e di storia della scienza e che di recente si è anche aperto su come dire, linee di ricerca anche molto innovative, penso al rapporto fra filosofia e intelligenza artificiale, alla filosofia dell'economia, alla filosofia sperimentale e le neuroscienze, eccetera. Allora una eh, laurea eh, in filosofia a un poeta è evidentemente una scelta importante, è una scelta significativa. Eh, credo che si riconoscerà che è una scelta sicuramente non banale. Alcuni dei motivi che ci hanno spinto a compiere questa scelta, come dipartimento, il Rettore ne è decano, Paolo Spinicci eh, li illustrerà in modo molto più preciso di quanto potrei fare io, mostrando come il lavoro poetico di Durs Grunbein non solo affronti dei temi filosofici, ma eh, nasca da interrogativi genuinamente filosofici e si collochi in una prospettiva, in un orizzonte eh, di tipo filosofico. Eh, molto più semplicemente devo dire da storico della filosofia che eh, leggendo le opere di Husserl mi ha colpito il fatto che molti dei temi degli autori che sono presenti nella sua produzione sono temi che stanno molto a cuore anche a noi, penso a percezione, immaginazione, il rapporto mente-cervello, eh, penso alla sua riflessione sulla genesi della razionalità moderna, sulla genesi della eh, scienza moderna. Eh, mi riferisco ovviamente alle opere maggiori, anche quelle più note in Italia, eh, quella diciamo, la grande opera della Neve o Cartesio in Germania, o al Diavoletto Cartesiano, ma penso anche a altri testi, come la lezione sulla base cranica o eh, il lavoro sull'inferno di Dante o più precisamente sulla lettura che Galileo dà dell'inferno di Dante. Eh, ora, il nome di Dante. Uh, mi permette di fare due rapide osservazioni. Uh, la prima è di carattere strettamente cronologico. Uh, il rettore si riferiva prima alla lunga avventura amministrativa che è la proposta di una laurea onoris causa. Noi effettivamente avevamo uh, deliberato uh, in materia nel 2019 nella speranza di poter conferire la laurea onoris causa ad Osgrumba in occasione della sua diciamo, presenza qui a Milano che ricordava prima il rettore, e eh, del conferimento di un diciamo, riconoscimento che gli è stato dato dalla eh, città di Milano per il suo lavoro poetico, ma anche per il suo impegno eh, civile. Eh, non è stato possibile per tempi amministrativi, poi c'è stata di mezzo la eh, pandemia che ha bloccato tutto e in una certa fase abbiamo sperato che si potesse giungere al conferimento della Raua Novis causa nel 2021, anno come sapete di... Eh, celebrazioni dantesche e sarebbe stata effettivamente una magnifica occasione, penso, per riflettere sulla lettura che Dos Grumbain eh, dà del rapporto Galileo-Dante, di questo Galileo presentato come il prototipo dello scienziato moderno che misura, eh, che è il cultore della precisione, eh, contrapposto a un Dante che è invece un cartografo dell'interiorità. Eh, siamo agli inizi del 2022, eh, abbiamo alle spalle lunghe eh, celebrazioni dantesche, che ovviamente hanno riportato al centro della nostra attenzione il tema che attraversa tutta la storia della nostra cultura: il rapporto eh, filosofia-poesia. Eh, e eh, se a tutti noi evidentemente eh, il nome di Dante, il rapporto filosofia-poesia, evoca immediatamente la commedia, innanzitutto, Il Paradiso, dove si giunge a una sintesi eh, meravigliosa di filosofia e poesia, eh, vale anche la pena di ricordare che nel convivio eh, c'è un rapporto diverso, perché come sottolineava il Rettore, il rapporto filosofia-poesia si è declinato in molti modi nel corso della storia, anche nell'opera dello stesso Dante. Eh, nel convivio abbiamo in qualche modo la subordinazione della filosofia alla poesia, la prosa filosofica serve a spiegare il contenuto filosofico eh, dell'opera eh, poetica. Quindi in qualche senso come dire, la filosofia diventa l'ancella della poesia, eh, ma al tempo stesso, dice Dante, eh, gli uomini si innamorano della filosofia perché provano meraviglia per la filosofia e la meraviglia è causa del nostro interesse per la filosofia. Non mi ero messo d'accordo con il rettore, ma eh, mi è venuto spontaneo, essendo per di più un medievista, fare riferimento a Dante, a queste affermazioni di Dante sul rapporto poesia-filosofia-meraviglia, perché eh, hanno ovviamente alle spalle eh, diciamo, un passo preciso che è, eh, si trova all'inizio della metafisica di Aristotele. Laddove Aristotele dice, come tutti sapete, che la filosofia nasce dalla meraviglia, nasce dallo stupore che noi proviamo nei confronti della realtà, di fronte alla nostra consapevolezza di non saper spiegare i, i fenomeni, e per questo, dice Aristotele, il filosofo è anche amante del mito, è philomyzos. Uno di quei neologismi che Aristotele crea, che ovviamente fanno impazzire i traduttori, specialmente quelli medievali che vogliono essere molto fedeli al testo, e quindi eh, il traduttore più accreditato della metafisica non trova altra soluzione che dire eh, che bisogna fare un calco e dice che i filosofi sono Filomites. Uh, I dest uh, amatoris uh, fabularum. Quindi il filosofo è colui che ama la fabula, è colui che ama la poesia, che ama la narrazione, che ama il racconto e uno dei primi grandi commentatori di quel passo della metafisica, cioè Tommaso d'Aquino, uh, dice che quindi il filosofo è vicino, è simile, è paragonabile al poeta proprio perché sia il filosofo che il poeta si Occupano dei Miranda, delle cose che ci meravigliano, delle cose che si stupiscono. E riallacciandomi a quanto diceva prima il magnifico rettore, vorrei quindi ringraziare duss Grunbein per il fatto che ci ha, eh, attraverso la sua opera, eh, riportato, spinto nuovamente a esercitare quell'arte tipicamente filosofica, che è l'arte della meraviglia, dello stupore, del dubbio. Vi eh, siamo molto grati tutti quanti. Come direttore del Dipartimento, sono anche grato per aver accolto la nostra proposta di una laurea honoris causa. Sarà per noi un grande onore averlo fra i nostri laureati in Scienze Filosofiche. Grazie. Paolo Spinici per. Laudazia. Ecco intanto buongiorno a tutte e a tutti. Eh, il compito che qui devo assolvere oggi è un compito felice, è un compito felice perché devo raccogliere di fatto un poco di ragioni che mi, ci, consentano, ci consentano di ringraziare un poeta, di ringraziare un poeta eh, autentico, un poeta di vaglia, un poeta di valore e di ringraziarlo per quello che ha fatto eh, innanzitutto per la filosofia e quindi in un certo senso quello che ha fatto per me e quello che ha fatto per molti di voi che siete qui oggi ad ascoltarlo. E le ragioni per cui, per cui oggi vogliamo proporre una laurea in scienze filosofiche per, per Drus Grumbain eh, sono molte e forse la via più semplice per, per raccoglierle, per trovarle, sarebbe quella di dare uno sguardo alla sua... Biografia intellettuale: selezionare un po' di titoli, soffermarsi su di essi, sono titoli e opere che parlano da sole. Basterebbe fare questo per evidenziare un nesso continuo, profondo, interessante, vivo tra filosofia e, ehm, e poesia. Un, 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 un nesso che è, appunto è fatto di fili molto solidi, entrambi, e questa è una cosa che ci rende così, che ci affascina, che ci colpisce. Basterebbe fare questo. La via che vi propongo però è una via diversa, è una via diversa che mh, si scandisce su tre differenti ragioni, e le, che siano tre naturalmente è molto arbitrario, credo che siano tre perché due sono troppo poche <ride> e più di, di tre diventa minaccioso, si, si cade nel, nella paura del troppo e del molti. Eh, ma tre ragioni importanti. La prima ragione è forse quella che mi è più facile indicare perché è quella che è più a portata di mano per un filosofo, perché ha a che fare fin da principio con la natura della filosofia. Nel senso che la, la filosofia è fatta di una sostanza mirabile, eh, mirabile perché le consente di penetrare in, nei luoghi più piccoli più angusti, nelle questioni di dettaglio, nelle questioni più apparentemente marginali, senza smarrire la sua dimensione, senza diventare piccola. La filosofia penetra e vive in spazi angusti, ma respira pieni polmoni negli spazi angusti. Ma questo fatto, questo suo carattere, eh, rischia di renderla talvolta poco visibile, in un certo senso... C'è un tratto della ricerca filosofica autentica che è proprio la sua tendenziale natura umbratile. La filosofia si può praticare senza, senza che la si veda, senza farla vedere. Ecco, in un certo senso la filosofia è come il genio della lampada, bisogna strofinare un po' col metallo perché il genio esca fuori dalla lucerna e lo si possa vedere in tutta la sua grandezza e lo si possa chiamare in causa per cavarci d'impaccio. Ecco, la, ragione, la prima ragione è qui, Durs Grunbein ha saputo restituire i problemi filosofici in tutta la pienezza del loro senso, in tutta la ricchezza del loro significato, eh, sulla scena poetica, ha saputo restituirli dopo un lungo silenzio, eh, ha saputo far sì che i temi e i problemi dei filosofi si siano sentiti ad alta voce risuonare sulla scena poetica e quindi in un certo senso è questo che in primo luogo, eh, il primo motivo per cui dobbiamo ringraziare Durs Grumbein, dobbiamo ringraziarlo per essere stato capace di strofinare la lampada e di farsi sentire dal genio e non è poco. E vi è poi una seconda ragione su cui vorrei soffermarmi, una ragione che mi sembra altrettanto importante sottolineare e che ancora una volta muove, vorrei dire così, da quello che so o forse che dovrei sapere, perché muove ancora una volta dalla natura della filosofia. La filosofia è fatta di analisi concettuali, è fatta di argomenti e anche quando la filosofia indugia sul terreno degli esempi, sul terreno delle descrizioni, che pure sono così importanti nella filosofia, di fatto mira non tanto alla scena nella sua concreta individualità fenomenica, ma mira alla dimensione del concetto. In un certo senso le descrizioni dei filosofi hanno voglia di passare dalla dimensione del, della descrizione effettiva di un'esperienza al momento della sua eh, trasposizione concettuale. Eppure, potremmo dire così, certo, la filosofia è una disciplina astratta, è astratta per natura. E tuttavia è anche troppo evidente che quando i problemi si presentano nella mente del filosofo non hanno la forma di argomenti strutturati secondo un ordine logico ben determinato. Sono un sviluppo di pensieri su cui si deve cercare di far luce. Ed è altrettanto evidente che le descrizioni, e gli esperimenti mentali, gli esempi dei filosofi che pure mirano a passare rapidamente sul terreno dei concetti hanno origine da esperienze stranianti che qualche volta ci fanno pensare, hanno origine da immagini, hanno origine cioè dalla nostra esperienza vissuta. E qui credo che ci sia un punto su cui, su cui riflettere, che Durs Grünbein ci mostra con estrema chiarezza, e cioè che prima, vorrei dire così, prima dell'io penso nella sua esistenza maiuscola e indubitabile, c'è l'esistenza abbastanza piccola dell'io penso, dell'io sono, dell'io sento, dell'io vivo. Prima delle, dei principi a filosofie ci sono le meditazioni che sono scandite giorno dopo giorno dalla fatica del filosofo, dai suoi dubbi, dalle sue difficoltà. Ecco, eh, prima degli esempi dei filosofi ci sono appunto le esperienze che gli, eh, i filosofi stessi hanno vissuto e forse in un certo senso ha un suo significato il fatto che forse l'opera più astrattamente filosofica del secolo scorso, cioè il Tractatus Logico-Filosoficus, abbia preso le la, sue la sua forma da riflessioni che erano annotate in quaderni, che avevano a loro volta la forma di diari in cui il filosofo scriveva giorno dopo giorno le sue osservazioni che dovevano diventare chiare ma che non erano fin da principio chiare. Ecco, vorrei dire così, in un certo senso sono questi i temi su cui eh, Durs Grundbein ci invita a riflettere in pagine bellissime, secondo me. Che non hanno di mira soltanto la vita di Cartesio, certamente hanno di mira la vita di Cartesio, ma in un certo senso dietro la vita di Cartesio c'è la vita della filosofia, c'è la vita della riflessione filosofica, il suo perenne oscillare tra la dimensione del mondo della vita e la dimensione dei concetti, tra la dimensione del vivere e la dimensione della chiarezza concettuale. Certo nelle pagine del suo poema, e lo ha sottolineato poco fa, eh, Luca Bianchi, Grunbein vuole indicare soprattutto la nascita del soggetto moderno e questo tema, eh, vorrei dire così, non poteva trovare luogo migliore che in un'analisi di quello che accade nella vita e nella mente di Cartesio. Ma io credo che, mutato nomine, la favola cartesiana ci insegni qualcosa sulla favola della filosofia, e ci mostra proprio la sua interna struttura e eh, vorrei dire così, con buona pace di sesto empirico, dobbiamo riconoscere che non possiamo affatto sbarazzarci della scala per la quale siamo saliti. Non possiamo farlo perché il privilegio dell'altezza che la scala ci consente non può farci dimenticare che la scala appoggia sul terreno incerto della vita, su un terreno fragile e io credo che su questo tema eh, Dors Grunbein abbia molte cose da insegnarci e da dirci. Ho promesso che avrei parlato di tre ragioni, due le ho indicate, ne manca soltanto una. Una che mi, mi sta molto a cuore, anche se mi costringe in un certo senso ad abbandonare un terreno, il terreno più sicuro del mio discorso, e cioè non, non, vorrò più, non, non posso più parlare direttamente della filosofia e della sua presenza nella poesia, ma in un certo senso devo guardare la cosa dalla prospettiva inversa, cioè devo provare a vedere la la presenza della poesia nella filosofia, la presenza della poesia per la filosofia e questo naturalmente mi costringe a guardare una, al tema in una prospettiva che non è più propriamente quella che mi spetta da un punto di vista, diciamo così, eh, della formazione professionale, ma è così. E per, per cercare di dare un'idea di questa terza ragione, eh, vorrei proporvi innanzitutto una brevissima riflessione che trae origine da un autore che di filosofia e di poesia ha parlato, e cioè Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, nella sua poetica dello spazio, nelle ultime osservazioni conclusive, osservazioni della poetica dello spazio, eh, parla di una, di una, propone un'immagine che forse è difficile comprendere ma un'immagine ricca eh, cioè, Bachelard osserva che le immagini elementari le immagini più radicali forse proprio elementari perché sono radicali o radicali perché sono le più semplici le immagini radicali di cui, che troviamo nella poesia ci consentono dice, di tracciare un album di metafisica concreta e, io non so che cosa pensasse esattamente Bachelard quando propone questa immagine, ma sono sicuro che tra i legittimi sogni di un filosofo, soprattutto dopo una certa età, no? tra i sogni legittimi del filosofo dopo una certa età c'è quello di poter sfogliare la sera un album di metafisica concreta, e un album cioè che ci permetta, che gli permetta, di ridiscendere dalla scala da cui è salito. Se la scala ci consente di accedere alle nozioni nella loro intellettuale chiarezza, ecco, dovremmo imparare anche a ridiscendere la scala e a vedere queste stesse nozioni nel luogo in cui nascono, nella loro, potremmo dire così, presenza intuitiva, visibile, viva. Ecco, le nozioni della metafisica in un certo senso, le nozioni di, della metafisica che costruiscono intellettualmente il mondo nel quale siamo eh, chiamati o ci troviamo a vivere, queste stesse nozioni devono trovare, tro poter trovare un posto nell'album serale che vorremmo poter sfogliare la sera. E tra queste immagini, non è certamente l'unica, tra le pagine di questo album, io credo che un posto particolare spetti alla, alla pagina... Eh, che ha per titolo Neve. Il titolo, un titolo che evidentemente è il titolo che, che Durs Grunbein dà al suo poema, eh, costringendo un filosofo così poco disposto di solito ad aspettare come Cartesio ad attendere almeno un, due parole, della neve o Cartesio in Germania. Ecco, subito dopo la neve, Cartesio aspetta in silenzio questo, questo lascia passare. La neve. La neve è un'immagine naturalmente ricchissima, ma è un'immagine che si immagina in molti modi e per capire come dobbiamo intenderla è forse necessario soffermarsi un poco. Perché? Perché per noi, per me forse filosofi mediterranei, la neve è un personaggio relativamente secondario che recita per lo più un ruolo, vorrei dire così, un ruolo particolare. È neve che cade. E la neve che cade è per, Ome, per Omero eh, la calma solennità delle parole di, di Odisseo, no? le parole di Odisseo che Priamo ricorda di avere sentito in un'ambasciata che Odisseo aveva fatto. E le parole, dice Omero, erano simili a fiocchi di neve d'inverno, l'eloquenza che non, non lascia scampo, la neve che colpisce come le parole che cadono. Per Cavalcanti, invece è il sentimento felice di ritrovarsi racchiusi in se stessi di fronte ad uno spettacolo che ci riconsegna ad un'intimità protetta, che è un'intimità che coincide con la capacità di avvertire eh, l'interiorità del tempo che passa, è la coscienza interna del tempo, è bianca neve scender senza venti. Per Dante invece è l'inesorabilità della regola, che si ripete e si ripeterà all'infinito, è la regola in un certo senso. Soprattutto il sabbiondo, un cader lento, piovean di fuoco dilatate falde, come di neve in alpe senza vento. Ecco, per, per noi forse la neve è il cadere della neve, per Grumbain invece la neve è neve che resta. È la bellezza silenziosa di un mondo che si è liberato, che, si è, che ha preso commiato, vorrei dire così, dalle partizioni accidentali degli oggetti, dalle partizioni accidentali della forma, dall'individualità un po' chiassosa dei tanti colori. In fondo la neve è, è la cera, che è scaldata ha perso il profumo dei fiori, la capacità di rispondere al tocco facendo un rumore. È la, ma la, la materia astratta, è la materia che si è liberata del suo coinvolgimento con gli oggetti, con le cose, con gli enti del mondo. In un certo senso potremmo dire così: la neve è la res extensa, ma naturalmente la res extensa nel momento in cui la vediamo, la viviamo, non quella res extensa che si scopre soltanto nella solius mentis in Spezio di cui Cartesio ci parla. È la neve, è la resistenza. Nella sua immediata presenza. Però la neve non è soltanto res extensa, è anche una materia gelida, e su questo fatto credo che si debba riflettere. La neve dà forma a un cosmo comprensibile, a un cosmo geometricamente comprensibile, ma è anche appunto fredda, e la neve fredda ci tiene a distanza, costringe la res cogitans a rinvoltolarsi sotto le coperte, a starsene al calduccio. Ecco, in un certo senso in questa immagine noi ritroviamo cose che sappiamo, certo la rescogitans, certo la resistenza, certo la loro separatezza, ma in un certo senso le ritroviamo in un album, in un album che ci consente di, non soltanto di comprenderle, ma di vederle nella loro presenza intuitiva, nella loro viva presenza. E in fondo se pensiamo all'immagine della cera, a questo punto ci sembra che in quell'immagine manchi qualcosa. Ma anche qualcosa, appunto il carattere gelido della neve. Ci sono moltissime altre cose che si potrebbero dire a questo proposito, ma io vi ho proposto appunto tre ragioni e, affidandomi alla magia del numero tre e non vorrei andare oltre. Eh, il mio compito del resto è più limitato. Volevo, sia pure rapidamente, rendere conto di alcune delle ragioni per le quali il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ritiene di poter proporre per Durs Grunbein la laurea ad honorem in scienze filosofiche, quella laurea che il rettore della nostra università gli conferirà tra breve. E quindi grazie a Durs. Grazie, a questo punto eh, siamo lieti e felici con i colleghi di, di chiamare eh, il futuro laureato Dus eh, Grumbein per la sua lezione magistrale, eh, magistralis leggi Magistralis, ovviamente, per la sua Lectio Magistralis eh, che ehm, è stata tradotta da Rosalba Maletta, che ringrazio ancora, e che mh, scorrerà il testo italiano mentre Durs ehm, ci eh, racconterà il suo percorso in tedesco e il titolo è La filosofia, la poesia, la filosofia e le loro peripezie. Prego Durs eh, nein, ich versuche es gar nicht erst italienisch zu sprechen. <laughs> ich habe alles verstanden, aber ich äh, kann mich nicht in der öffentlichkeit in dieser schönen sprache flüssig ausdrücken. das bedaure ich sehr. <laughs> Ich bin überrascht ähm, und frage mich, wie bin ich hierher gekommen? <lacht> <lacht> Unter die Philosophen. <laughs> ich weiß inzwischen, dass mein ganzes bisheriges Werk. Äh, mich zu einem Grenzgänger gemacht hat. Lui si rende conto che tutta la sua opera che sta confini tra varie Ein Grenzgänger zwischen vielen Welten. Angefangen in Dresden geboren im damaligen Ostdeutschland, DDR. Grenzgänger Ost-West. Peraltro, uh, scusate, uh, chi attraversa e travalica i confini tra Est e Ovest. Lui è nato a Dresda, uh, come sapete, il 9 ottobre del 1962. Quindi mi permetto di aggiungere che questa laurea nel 2022 lo felicita per i 60 anni. Quindi. Non abbiamo recuperato Dante, ma nel 2022 ci sono tali colossi che va bene, siamo contentissimi. Und äh, Vor kurzem hat ein, ein Journalist mir ein Zitat von mir vorgehalten, das ich gar nicht mehr kannte oder wusste, dass ich das gesagt habe. Ich hatte gesagt, irgendwann, ich bin ein Ost-West-Bastard. Ah, un giornalista gli ha ricordato poco tempo fa una citazione che aveva fatto e di cui non si ricordava, cioè che è un bastardo est-ovest, un po' imbastardito tra est ovest, un miscuglio, un ibrido. Und wie ich jetzt hier merke, kann ich fortsetzen: ich bin uh, wahrscheinlich auch ein Poesie-Philosophie-Bastard. Forse a questo punto ist auch ein bisschen ein Ibrido, ein Bastardo della Philosophia e della Poesia. Aber Sie müssen wissen: die Poesie, das Gedicht, ist selber ein Bastard von Wort und Bild, um nur das zu nennen. La stessa Poesie, ein singolo componimento poetico, ist im Medecimo ein bisschen ein Hybrid, von no? Parole, wie Bildern etc. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich hier wie in einen Zwischenraum gefallen bin, in einer Art Niemandsland zwischen den großen Regionen. Und da ich aber sehr dankbar bin und sehr froh über diese heutige Ehrung, habe ich versucht, ein paar Worte zu äh, In meiner lecture, die, die diesen zwischenraum beschreibt. E quindi ha proprio cercato, per l'onore che gli viene tributato oggi e come forma di ringraziamento, di trovare alcune parole che possano descrivere questa, questo spazio interstiziale o di soglia, insomma, questo zwischenraum, lui lo chiama proprio. Mm. Mm -hmm. Und fange ich an. Quindi adesso inizia il vero e proprio suo discorso di ringraziamento. Poesie, Philosophie und ihre Peripetien, eine Danksagung. Henri Bergson träumte einmal, er sei Sigmund Freud. Und Freud sah sich im Traum in der Rolle Friedrich Nietzsches. Und Nietzsche erkannte sich, bevor er seine Briefe mit Dionysos oder der Gekreuzigte unterzeichnete, in René Descartes wieder. Dem ersten Ich-Erzähler der Philosophie. In seiner ersten großen Aphorismensammlung, in der vom Traumdenken die Rede ist, Nietzsche lässt er ihn für sich sprechen, anstelle einer Vorrede. Jakob Böhme, ein einfacher Schuster und Visionär, träumte, er sei mit Jesus Christus durch alle Höllenpforten des Geistes gegangen. Er konnte von sich sagen, dass er bei Tag oder Nacht. In einer Viertelstunde mehr gesehen habe, als wenn er viele Jahre auf hohen Schulen gewesen sei. In seiner mystischen Daseinsfülle waren ihm Traum und Wachen ein und dasselbe. Das sind die Denker, bei den, die bei den Dichtern ankommen. Im Traum begegnen auch Philosophen sich in der Rolle des anderen. Hinter geschlossenen Augenlidern erscheinen die Körper austauschbar, wird Seelenwanderung zum Erlebnis. Anders gesagt, zur unbeweisbaren Erfahrungssache. Adorno träumte eines Tages, er solle gekreuzigt werden. In einem anderen Traum wird ihm zugeflüstert, dass Hölderlin Hölderlin hieß, weil er immer auf einer Holunderflöte spielte. Walter Benjamin träumt von einem Besuch im Goethehaus in Weimar und sieht dort im Gästebuch seinen Namen bereits eingetragen in Kinderschrift von Heidegger weiß man, dass er sich nach dem Krieg, der mit Deutschlands Zertrümmerung endete, insgeheim als der wiedergekehrte Heraklit sah auf seinen Wanderungen durch den Hochschwarzwald in einer Art dauerndem Tagtraum. Descartes war von anderer Art. In seinen Träumen versuchte er sich als der, der er sein wollte, zu behaupten. Einmal begegnete ihm im Traum auf einem Schulhof ein Mann, der ihm eine Melone aus einem fremden Land anbot. Sigmund Freud vermutet auf Nachfrage in einem Brief, dass hier, Zitat, die Reize der Einsamkeit, aber ausgedrückt in rein menschlichen Verlockungen dargestellt seien. Es habe sich, erklärt der Verfasser der Traumdeutung, um eine Kategorie von Träumen gehandelt, die wir als, Zitat, Träume von oben bezeichnen der trauminhalt ist in solchen fällen gewöhnlich ein abstrakter, poetischer und symbolischer. So Freud. descartes also befand sich in seinem bett in der lage des dichters. dabei konnte er sich kaum auf den beinen halten, ein sturmwind drohte ihn fortzublasen. ob dieser sturm vom paradies her wehte, war nicht seine frage. ein engel vielleicht hätte ihm auskunft geben können. Aber zu seiner Zeit kam es eher darauf an, die bösen Geister abzuwehren und mehr noch die übermächtigen Patriarchen der Metaphysik. Nie wäre es ihm in den Sinn gekommen, er könnte ein anderer sein als das philosophische Weltkind, als das er sich selber sah. Der vom Schicksal begünstigte, der allen Wirbelwinden, Funkenregen, Blitz und Donner einer Welt in Aufruhr trotzt, ich könnte hinzufügen, und einer Welt im Krieg, trotz, dank der neuen Physik, Deren Grundlagen er in den folgenden Jahren ausarbeiten sollte. Er hatte nun seinen Weg eingeschlagen, der ihn von der geliebten Poesie und von allen haltlosen Träumereien fortführte in die Annalen der Philosophie und der neuzeitlichen Wissenschaft. Ein Autor versteckt sich am besten zwischen den Zeilen, das ist der älteste Trick. Descartes war der Erste, der von Descartes träumte, also von sich. Viele wandeln auf unsicherem Grund, wissen nicht, wer sie sind, arbeiten sich ein Leben lang an anderen ab. Wärst du nicht gern einmal René Descartes gewesen, habe ich mich, es ist lange her, in einem Buch mit dem Titel Vom Schnee oder Descartes in Deutschland gefragt. Die meisten Autoren, die ihn verwirrten, sind heute vergessen. Wer außer Lateinschülern kennt noch Ausonius und seine Idyllen? Eines Tages kam mir die Idee, Dichter zu werden den Versuch zu wagen, Dichter zu sein. Dabei wollte ich niemals nur wie ein Dichter gelesen werden, vielmehr als jemand, der sein Leben der Sache widmet, die er am meisten liebt. Auch Descartes war in die Poesie verliebt. Schon als Schüler hatte er die Erfahrung gemacht, dass der Einfallsreichtum der Dichtungen den Geist aufweckt. Ein halbes Eingeständnis enthält sein Fazit, dass Beredsamkeit, Poesie eher Geistesgaben sind als Früchte des Studiums. Das wusste auch Nietzsche, Schopenhauer, wusste schon Platon, Aristoteles, das wussten sie alle, während sie eifersüchtig die Poesie im Auge behielten. In ihren Schriften finden sich vielerlei Anzeichen für einen Sinneswandel, einen Ansturm der Sinne auf die Begriffe. Dabei hat jede Poetik ihre Methode, nicht nur ihr Wissen vom Wechsel der Töne, das in den Bereich der Musikwissenschaft fällt. Hin und her wandern die Diskurse von den Konzepten zu den Perzepten und wieder zurück und werden mit jeder Wendung der Philosophiegeschichte nervöser. Das Gedicht wehrt sich gegen den hierarchischen Aufbau der Welt, die genormten Wirklichkeiten, in denen Philosophie nach alter Tradition sich begrifflich einrichtet. Das ist seine Aufgabe, seitdem die Philosophie die Dichtung enterbte in den Zeiten der Vorsokratiker. Mit Parmenides, der seinen Gedanken über die Natur nach dem Vorbild des Mythenordners Hesiod in einem langen Gedicht vorträgt, ist die Übernahme bereits vollendet. Von ihm wird später Aristoteles sagen, er spreche mit hellerer Einsicht. Gemeint ist heller als alle Dichter und Mythenerzähler, Homer inklusive. Zitat aus der Metaphysik: Parmenides nämlich scheint das begrifflich eine aufgefasst zu haben wie es in seiner Metaphysik 1.5 heißt. Bis heute kommen die Philosophen auf diesen frühen Kreuzungspunkt zurück. So erst jüngst Jürgen Habermas, der einzige Philosoph meiner Zeit, dem ich regelmäßig über den Weg gelaufen bin, in seinem persönlichen Rückblick auch eine Geschichte der Philosophie. Darin heißt es, Parmenides interessiert sich freilich noch nicht wie Plato für den hierarchischen Aufbau der Welt, er entwickelt keine Ideenlehre. In seinem Lehrgedicht geht es um die Methode, den richtigen Weg zur Erkenntnis und nicht, wie noch bei den ionischen Naturphilosophen und Heraklit, um Beschreibung und Erklärung des Kosmos selber. Sobald erst die Uhren erfunden waren, hatte ein Ticken eingesetzt. Der interessierte Mensch begriff nun, er musste sich die Zeit einteilen bei der Lektüre. Philosophische Schriften erfordern viel Zeit zum Studium. Sie müssen wieder und wieder analysiert, widerlegt und general überholt werden. Zeit, die auch die Dichtung beansprucht, wenn sie ernsthaft betrieben wird. Ein gewaltiger Bücherberg steht uns vor Augen, ein wahres Alpengebirge der Literatur, beiderseits aufgefaltet. Man sagt, du musst dich entscheiden, was dir im Leben wichtiger ist. Marcel Proust, à la Recherche du Temps Perdu, oder Georg Wilhelm Friedrich Hegels Phänomenologie des Geistes, um nur zwei der Gipfeltexte zu nennen, in die das Nachdenken über unser allergemeinsames anthropologisches Gewordensein sich seither teilt. Aber kann man nicht beides haben? fragt sich der Patient in der geschlossenen Psychiatrie und trommelt gegen die trennenden Wände. Träumen, was ist das? Dichten? Ich sage ein anthropologisches Abenteuer. Ich sage langsam in einer Kapsel vom Meeresgrund auftauchen. Alle Filme, die man gesehen hat, rückwärts ablaufen lassen. Alle Städte, die man durchwanderte, noch einmal durchqueren im Zeitraffer. Alle Konflikte mit den Menschen, denen man begegnete, alle Lieben, Affären, sexuellen Episoden wiedererleben. Nur diesmal dramatischer. Die Bande der Surrealisten hatte davon eine Ahnung. Der Surrealismus war eine Strategie, die Sprache in den Traumzustand zu versetzen, zwischen Philosophie und Poesie hin und her zu schalten. erklär uns, was du mit deinem Spruch gemeint hast. Träumte er wirklich davon, ein anderer zu sein? Man weiß nur, er ist selten bei sich gewesen, selten zu Hause. Und doch heißt es bei ihm in aller induktiven, transsubjektiven Unschuld: Wir bejahen dich, Methode. Ein 17-Jähriger überwindet die Gräben und springt im Geist hin und her wie ein Irrlicht, wie die da draußen. <laughs> Im Traum steigen wir aus der Bewegungsform Leben aus, tauschen die Position des Akteurs mit der des Zuschauers, der seine Handlungen wie die eines anderen erlebt, stellen uns Fragen wie: Heißt das Ja oder Nein? Gleiten, bevor die Antwort kommt, in die eigene Blase zurück, den Schutzanzug für extreme Druckverhältnisse tausend Meilen unter dem Meer. Die Paar Verfolger streifen wir ab wie Seetang, der an der Ausrüstung klebt, kehren durch Tag und Nacht, Luft und Wasser, selbst beim Auftauchen, Aufwachen zurück. Der Schlaf ist nur eine Randbedingung, dabei kann das Bewusstsein den Aggregatzustand wechseln. Dies alles anstelle einer Vorrede, denn dies ist keine Rede, es ist allenfalls eine Gedankencollage. Worauf will einer hinaus, wenn er Gedichte schreibt? Wüsste er es im Voraus, es würde ihm keine einzige Zeile gelingen. Es lohnt sich nicht zu beginnen, wenn das Ergebnis schon feststeht. Gedichte schreiben heißt, das haben alle berichtet, die sich darin versuchten, den Text in sich ablesen, stets um Kurskorrektur bemüht, mit schlafwandlerischer Sicherheit einer Linie folgend, die am Ende die eigene war, der Natur zugewandt, dem Kosmos, in wenigen Glücksmomenten der Schönheit. Das ist das Gesetz des poetischen Kalküls, von dem Hölderlin sprach, eine These, die sich so wenig beweisen lässt wie die meisten Thesen der Philosophen. Hölderlin war der eine, von dem wir wissen, dass er das Gelände der Philosophie durchwandert hat, bis er am Ende gegen die Wände trommelte. Anders als Goethe oder Novalis, für die der Fächer der neuen Wissenschaften wie ein Regenbogen aufging, retardierte er auf antikem Grund, bewegte sich in der trigonometrischen Äquidistanz von Mythologie, Geschichte und Poesie. Er gilt neben Hegel und Schelling, seinen Zimmergenossen im Tübinger Stift, als Mitautor des ältesten Systemprogramms des deutschen Idealismus. Darin heißt es, nur was Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee. Die Idee, die alle vereinigt, ist die Idee der Schönheit. Und nicht die des Staates, der nichts als ein Räderwerk ist, etwas Mechanisches, den Kriegszustand der Menschen Steuerndes. Dagegen kann Schönheit vieles sein: ein Lied, ein Körper, Mann oder Frau, eine Landschaft, ein Tier, ein Krater, im Doppelsinn von Vulkanabgrund oder Trinkgefäß, mit einer rotfigurigen Zeichnung Odysseus bei Nausikaa. Das studentische Trio aber wusste bereits, Zitat, der Philosoph muss ebenso viel ästhetische Kraft besitzen als der Dichter. Und, Zitat, die Dichtkunst allein wird alle übrigen Wissenschaften und Künste überleben. Na sowas. Wir haben die Politik, den Krieg, das ununterbrochene Alltagsleben, aber was bleibt? Zitat, stiften die Dichter. Ist das so? Bis gestern hätte man das noch unterschrieben, aber was wissen wir heute? Heute wird für den Einzelnen, der schreibt, und es scheinen Millionen zu sein, zur Erfahrung, wenn das Gedicht fertig ist, weiß man mehr. Zunächst über sich selbst. Das ist das Spiel, zu schreiben, bis man etwas über sich herausgefunden hat. Etwas, das über einen selbst hinausgreift und für die Menschheit vielleicht bedeutsam ist. Etwas Neues. Erst danach ist man klüger. Es gibt das poetisch-kritische. Keine Poesie kommt mehr ohne das kritische Denken über die Runden, Kritik an ihren Formen und Methoden, an dem so gut wie unhaltbaren Punkt jedes Einzelnen in Gesellschaft und Geschichte. Meine Fußnote zu diesem ewigen Hin und Her ist nur diese. Ich denke, dass die Verfahrensweise des poetischen Geistes eine andere ist, dass die poetische und die philosophische Einbildungskraft auf verschiedenen Gleisen fahren. Das Denken in beiden Bereichen fährt gewissermaßen systematisch aneinander vorbei. Aber es gibt die Knotenpunkte, die gibt es. Umsteigebahnhöfe, Schalterhallen der zufälligen Begegnungen, gemeinsame Abstellgleise. Ich habe immer nur Dichter und Dichterinnen ernst nehmen können die mit der Philosophie auf Augenhöhe verhandelten. Darum ist Descartes früh zu meinem Leitstern geworden, der Prototyp des neuen okzidentalen Denkers, entwurzelt, erkenntnisgetrieben, zweifelnd in jede Richtung. Das ist der Mann, dem wir die Erfindung des modernen Subjekts verdanken, dieses Agenten der Selbstbestimmung, des kritischen Denkens. Noch einmal Zitat Descartes. Die Beredsamkeit schätzte ich sehr und war in die Poesie verliebt, aber ich dachte mir, dass beides eher Geistesgaben sind als Früchte des Studiums. Dabei ist es geblieben. Auch wir Heutigen gehen noch davon aus, dass die Künste, alle Künste inklusive der Dichtkunst, Talent zur Voraussetzung haben, also Begabung sind, ein Geschenk letzten Endes, während alles andere erworben wird durch fleißiges Studium. Dichter sein heute unter den Bedingungen einer durch- und durchaus differenzierten Gesellschaft. Luhmann, soziologische Systemtheorie, heißt, sich von Anfang an selber organisieren, alles auf eine Karte setzen. Meistens vergeblich, aber manchmal doch nicht. Ein Zitat, das mich oft gerettet hat, Zitate sind Rettungsanker, ist dieses von Paul Valéry: Manchmal bin ich, manchmal denke ich. Mehr war es nicht, was ich sagen wollte. Aber das soll mein Dank sein für diese unverhoffte, ungewöhnliche, unverdiente Ehrung. Ich danke Ihnen, dass Sie mir bis hierher gefolgt sind, dass Mailand der Ort ist, an dem ich mich ganz gegen meine Absicht noch einmal erklären durfte. Ringrazio me stesso, grazie a tutti i presenti per questo momento della mia vita casuale. le cose come si deve cioè leggo leggo la formula vera vera e propria e, e poi consegniamo il, il diploma è un po' ridondante però è, è autentico mi do anche del pluralia mai statis ma eh, capita solo in questa occasione in nome della legge noi professore Ilio Franzini Rettore dell'Università degli Studi di Milano, vista la delibera del Dipartimento di Filosofia Piero Martinetti del 16 settembre 2019, approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, proclamiamo dottore magistrale ad onore in scienze filosofiche Durs Grumbain, poeta, saggista, letterato. Per avere restituito, colta in tutta la sua ricchezza dei suoi problemi della sua significatività culturale, una voce alta nella riflessione poetica contemporanea e per avere insieme mostrato come anche le più complesse questioni metafisiche possano esprimersi intatte nel linguaggio poetico guadagnando un significato nuovo e inatteso. Con la congratulazione di noi tutti. sacchettino. Abbiamo anche il nastrino eh, per rimetterlo a posto e persino il, il tubo in cui, eh, in cui conservare. A ricordo, a ricordo di, di, di questa giornata noi consegniamo anche la, la, nostra, la nostra cravatta. La, la sol, so, solitamente consegniamo le cravatte a persone che non la indossano mai, eh, ma... Eh, eh, speriamo che sia un, uh, un ricordo, un bel ricordo di questa giornata insieme alla Laro Norris causa. Io propongo davvero un altro grande applauso e ringraziamento ad Urs Grunbein per essere stato qui tra noi oggi. Allora la cerimonia è, è finita e naturalmente è terminata eh, e naturalmente speriamo di avere tra noi di nuovo in questa sua ulteriore venuta a Milano, ormai è un nostro laureato magistrale e possiamo solo dire di essere onorati e fieri di averlo tra i nostri ragazzi. <ride>